Ecco, la giornata mondiale del rifugiato 2007, celebrata anche a Crotone, sono tante le associazioni che si interessano dei migranti e in particolar modo anche dei rifugiati. Sì, questo è un momento di confronto e di crescita culturale. La giornata del rifugiato è uno degli eventi che la rete SPRAR Comune di Crotone organizza annualmente. Si svolgerà in 3 giornate, ogni momento sarà dedicato a degli aspetti differenti per creare un'interazione con il territorio locale. Sono tanti i migranti che arrivano, ma sono tanti i minori non accompagnati. Sì, anche questo è vero, sono tanti minori, è aumentato notevolmente il numero di ragazzini che attraversano il mare mettendo a rischio la propria vita per cercare un futuro diverso, ed è nostro diritto accoglierli e mettere in atto tutte quelle azioni per garantire un'accoglienza dignitosa. Questo è un momento per crescere culturalmente insieme. Io rifletto sempre su questo discorso, nel senso che chi rischia la propria vita in mare mettendo a repentaglio non solo la propria vita ma anche quella dei propri figli, quindi mamme che si mettono su quei barconi incinta con bambini piccolissimi, lo fanno perché scappano da realtà di guerra, di fame, di povertà e di criminalità. E poi è vero, come ci sono tanti italiani che intraprendono una strada della criminalità, è anche vero che ci possono essere degli stranieri o delle persone di culture differenti che intraprendono una strada diversa, insomma, non siamo tutti buoni ma non siamo neanche tutti cattivi. Buonasera amici telespettatori, ben trovati all'appuntamento di Era Moderna. Come avete avuto modo di sentire nell'intervista che abbiamo realizzato come copertina con Lidia Bauknecht, parliamo della giornata mondiale del rifugiato. Un argomento che va trattato con grande interesse, soprattutto dopo i fatti di cronaca di questi giorni, ma anche per far emergere quello che è il bisogno di queste persone e quello che significa accoglienza e rispetto dell'altro, chiunque esso sia. Io passo a presentarvi subito gli ospiti che sono qui con me stasera. Inizio da Bruno Palermo, giornalista, molto attento anche a quelli che sono questi temi dei migranti e quindi anche dei rifugiati e delle situazioni che ci sono nel nostro, in Italia, nel mondo, ma in particolar modo diciamo nel nostro territorio. Con noi Fabio Riganello, che rappresenta la cooperativa Agorà di Crotone, una cooperativa che da anni si interessa dell'inserimento anche, dobbiamo dire, nella nostra società di migranti che vengono e rimangono a Crotone per poter lavorare e vivere dignitosamente. Con noi Francesca Pesce, avvocato penalista. Francesca, buonasera a tutti. Benvenuta nei nostri studi, con te avremo modo di parlare anche di quelli che sono gli aspetti legali che riguardano appunto il mondo dell'immigrazione e quello che è il percorso che queste persone sono costrette a fare per avere anche il riconoscimento di poter vivere in Italia e quindi di avere il permesso di soggiorno. E poi, non ultimo per scarsa considerazione, ma semplicemente perché è seduta accanto a me, Pino De Lucia, che è una figura storica della nostra città per quanto riguarda il mondo delle cooperative. Tu sei stato per tanti anni presidente dell'Agora Croton, ma dobbiamo dire che adesso sei il responsabile del settore migranti di Lega Cooperative. Quindi diciamo che ho cercato di mettere insieme quelle persone che possono aiutarci ad abbattere il muro della diffidenza e a capire che la dignità della persona non riguarda l'appartenenza ai territori, alle nazioni o ai luoghi, ma in particolare o alle religioni, dobbiamo anche dire, ma in particolar modo è una dignità che appartiene a tutti e che va tutelata senza ombre di dubbio. Allora, figura storica, comincio proprio da te Pino, quando parliamo dei migranti, Crotone è una terra d'accoglienza ed è una terra che ha avuto e continua ad avere tanti sbarchi, tante persone che arrivano, l'ultimo sbarco quello di questa mattina. Intanto Crotone è la terra della prima accoglienza che è stata fatta in Calabria. Io ricordo che nel 98-99, quando arrivavano e sbarcavano i primi curdi, due realtà si sono mosse in modo anche diverso: Badolato, per quanto riguarda il paese dell'accoglienza, e Agora Croton,
che cominciò a fare piccola comunità, quindi piccoli numeri, una seconda accoglienza, un modo di accogliere in un, diversamente, un'accoglienza fatta di interazione con i migranti, quindi nel dialogo con i migranti, e l'abbiamo fatto in un tempo dove non c'era una normativa, non c'era nulla, insomma, era a Crotone mi ricordo che si faceva anche buona accoglienza da parte dei cittadini, degli studenti, dei docenti, facevamo nelle palestre, se chi è anziano come me si ricorda, facevamo in queste palestre, mettevamo dei letti, accoglievamo le persone, perché non sapevamo che cosa fare. Da questa esperienza nasce la prima esperienza di quello che oggi è il sistema che funziona di più, lo SPRAR. Quindi Crotone ha fatto lo SPRAR quando lo SPRAR non c'era. Certo, ha fatto lo SPRAR quando lo SPRAR non c'era, ma dobbiamo anche aggiungere a tutto questo che in realtà diventa sempre più difficile far capire che queste persone molte volte lasciano anche la propria terra perché ci sono alluvioni, perché ci sono c'è siccità, perché ci sono problemi ambientali di una certa importanza, no? E che chiaramente piuttosto sperano nel viaggio della speranza per poter cambiare la loro vita, Francesca. Sì, i flussi migratori comunque, soprattutto negli ultimi anni, sono fortemente caratterizzati da disastri ambientali che derivano in maniera imprescindibile dalla cattiva gestione delle risorse che l'Occidente fa in queste zone. Quindi flussi migratori caratterizzati dai mutamenti climatici nelle zone soprattutto dell'Africa, ma anche del Medio Oriente, dovute a distruzione ambientale che stiamo noi portando lì, in qualche modo ci dovrebbe rendere doppiamente responsabili dell'accoglienza. Perché se è vero che esistono i migranti economici, che esistono i migranti costretti dalle guerre o da situazioni di persecuzione personale o di carattere politico o sociale, è anche vero che esistono i migranti ambientali, che sono soggetti che fuggono da quello che non è più un territorio accogliente, e non è più un territorio accogliente per fatto e colpa dell'Occidente. Certo, questi sono dati anche dell'ultima ora, perché chiaramente bisogna inquadrare il problema e il perché queste persone lasciano la propria terra. Ecco, inserire un rifugiato, mi riferisco a te Fabio, nel mondo crotonese, quindi integrarlo nella nostra realtà, secondo te è ancora molto difficile? Guarda Giussi, in realtà c'è una rappresentazione, non t'arrabbiare se uso questo termine, giornalistica e comunque l'immagine che sembrerebbe a rispondere di no a questa domanda. L'esperienza ci dice invece che così non è. La gente in realtà è molto predisposta all'accoglienza. Crotone per me rimane un territorio di potenziale accoglienza. Hanno esasperato questa dimensione, sia le problematiche economiche che ci stanno e sia la cattiva comunicazione politica, che enfatizza una dimensione economica, sì è vera, ma che comunque il migrante non toglie niente al cittadino crotonese, la dico meglio. Qualora non ci fossero i migranti, la situazione economica a Crotone sarebbe la stessa. Identica, senza nessuna. Quindi c'è una parte di popolazione che è molto accogliente. Come lo vedi? Lo vedi quando, io ricordo anni fa, tu hai fatto pure un servizio, quello che si chiama Villa Margherita, sì. Lanciammo un appello per questi migranti che dormivano all'Addiaccio, che si erano fatti alla villetta Hotel Margherita. Erano quelli che dormivano per strada. La popolazione, al nostro appello, un appello solo abbiamo fatto, di portare da mangiare, cose che sono arrivate. Persone che da casa portavano mangiare a non finire. E poi se pensi anche a quelli che sono sotto il ponte, sotto il cavalcavia, allora, che ancora sono lì. Manca la risposta delle istituzioni. Manca perché sono veramente impreparati a gestire questo tipo di emergenza. Manca una classe dirigente, non politica, ma anche amministrativa, mi riferisco a funzionari, a dirigenti, che non danno la celerità a un certo tipo di emergenze. Quindi se uno passa, ce la diciamo tutta, vicino alla stazione, e vede quella situazione là, chiaramente non capisce che c'è una lentezza burocratica
che esaspera questa condizione. Ma chi vuole vivere là sotto? Sono anni che proponiamo risposte verso un affidamento di strutture che ti possono accogliere la notte, ma anche per gli autoctoni, che sono ancora buon ben mimetizzati. Eravamo tutti contenti per l'apertura dell'ostello, doveva esserci qui vicino, diciamo, alla ferrovia, no? Era stata data in dotazione questa casa, poteva essere un ostello. Poi, nonostante i lavori di Libera, dei ragazzi del Lagorà, insomma, poi alla fine è rimasto chiuso. Ci sono gli intoppi burocratici che esasperano questo concetto, e lo esasperano pure per i migranti, e finisco, che nel loro iter per raggiungere lo status di rifugiato devono passare due anni e mezzo qua in città senza sapere che fare. Certo, per strada. Per strada, anche perché poi sono costretti a pagare le spese legali, tutta una serie di cose, magari un argomento che tratti con l'avvocato, certo, Pesce, certo. Però è chiaro che creano disagio. La risposta alla domanda semplice è sì, Crotone è un popolo ancora accogliente. E questo ci fa piacere, insomma. Bruno, tu da giornalista ti chiedo di commentare le due facce della medaglia. Ecco, siamo andati sulle TV nazionali, internazionali, per i due arresti del Rambo e dell'altro, dell'iracheno che inneggiava l'ISIS, però poi l'altra medaglia, il ragazzo marocchino che ha vinto i campionati nazionali, quindi campione d'Italia. Quindi poi in realtà, ecco, lì dove pare che ci sia l'oscurità, ecco, si accende una luce. Io parto da un concetto molto semplice, che è la mia idea. Un delinquente è un delinquente, a prescindere dalla nazionalità, dal colore della pelle, da cosa c'è in testa. Se uno è un delinquente, è un delinquente. Tra l'altro, voglio dire, le statistiche dicono che in Italia solo il 33% dei reati sono commessi da stranieri, e di questo 33% il 90% era il reato di immigrazione clandestina. Certo. Quindi tutto il resto lo commettiamo noi italiani. È vero che c'è il rovescio della medaglia. Purtroppo se uno dovesse aprire la piazza dei social in questi giorni, soprattutto su Crotone, avrebbe bisogno di un fegato di riserva. Perché comunque, diciamo che io la chiamo ignoranza, ma ignoranza nel vero senso della parola, cioè ignorare che cosa c'è dietro una persona, che cosa c'è dietro una storia, che cosa c'è dietro a degli occhi, a delle mani, perché poi ci sfugge di vista sempre il concetto che stiamo parlando di esseri umani. Cioè. E magari parliamo di iracheni piuttosto che di afghani, così come se fossero noccioline o caramelle. Il rovescio della medaglia è anche Ayoub, che però ancora non può essere italiano. No, appunto. Nonostante vinca i campionati italiani, Ayoub Idam, che è un ragazzo straordinario, precisiamo che abita a Fondo Gesù, così facciamo contento anche Pino De Lucia e ovviamente tutti i suoi amici, è un ragazzo che ha vinto un campionato italiano con un tempo ottimo, allenato da una persona straordinaria come Scipione Pacenza, che se lo sta veramente allevando. E attenzione, perché Ayoub potrebbe diventare veramente un campione, però ancora non è italiano. Ma io faccio un altro esempio: siamo contenti che il calciatore del Milan, Paletta, sia diventato italiano solo perché il bisnonno era partito da Savelli? Siamo contenti. Certo. Siamo contenti che Camoranesi, argentino, i nonni, ha vinto i mondiali con l'Italia? Siamo contenti. Di questo siamo tutti contenti. Degli altri no, perché non so che cosa scatta nella testa delle persone, anche nella rappresentazione giornalistica e politica, come diceva Fabio. Si usano spesso toni e modi che non hanno nulla a che fare con la vita civile. Noi ci lamentiamo dei migranti, ci lamentiamo. Ora leggevo delle cose allucinanti su questo iracheno arrestato per propaganda all'ISIS, piuttosto che ovviamente su questa persona detta Rambo, che evidentemente non è un delinquente qualunque, è un criminale assoluto. Certo. Però guardate che noi siamo nella terra in cui c'è gente che ha ammazzato un'altra persona e l'ha data in pasta ai maiali, ma di questo non ci scandalizziamo. Certo. E hai ragione. Poi dobbiamo anche aggiungere a tutto questo l'enfatizzazione che viene fuori dalla cronaca, da come viene raccontata la cronaca, no? Magari su quell'argomento si torna, si ritorna, si crea la morbosità. A qualcuno fa comodo anche politicamente.
Secondo te sì, no? Sì, sì, a qualcuno fa sicuramente comodo politicamente, non parlo del livello locale, perché no, ho capito, parliamo che parli di livello nazionale. Anche questa virata a destra del Movimento 5 Stelle sullo Ius Soli, è chiaro che la sponda politica del Movimento 5 Stelle non è la prima volta. No. Cioè, parliamo di un leader che è andato a incontrare Marine Le Pen, parliamo di un leader politico che ha incontrato la destra inglese, e comunque è una virata a destra pericolosa. Ma che poi, secondo me, era già un uomo di destra, il leader del Movimento 5 Stelle era già un uomo di destra ancora prima che... Sì, ma voglio dire, poi se vincono le elezioni... Non è una novità, credo. Giusi, voglio dire, se poi vincono le elezioni, vanno al governo, certo, e fanno... E devono le governare. Leggi, esatto, devono governare. Però voglio dire... cerchiamo di essere più equilibrati in tutto, no? Cerchiamo ma molto dipende anche da noi giornalisti. Sì, assolutamente, io sono d'accordissimo su questo. Perché torno chiaramente, se no io diventa... Io vedo titoli di una persona arrestata per un furto. Allora, se è italiano c'è scritto arrestato per furto, se è albanese c'è scritto albanese arrestato per furto. E che ti cambia? Appunto, sempre un ladro, ecco, quindi inutile che facciamo commenti ulteriori su questo. Allora, il rifugiato, parliamo del rifugiato. Chi è il rifugiato, Fabio? Come lo potremmo definire? È difficile? Non penso. Sì, no, nel senso che il rifugiato, allora, se me lo prendi, poi magari dal punto di vista giuridico ti risponde l'avvocato. Sto dicendo, il rifugiato è colui che in una situazione di rischio, di invivibilità, di pericolosità, decide di andare in un territorio dove pensa che si può esprimere, può rappresentare la sua idea, può seguire la sua religione, manifestare la sua sessualità senza che questo lo metta in derico. O dico meglio, può vivere una vita decente senza che dover mandare il figlio di 4 anni alla miniera per il coltan che serve per i cellulari. Certo. Questa è la persona che viene qua e mi dice: per favore, mi date aiuto? Mi posso rifugiare da voi? Questo è il rifugiato. Se non mi ammazza. Cioè, questo è quello che hanno fatto gli italiani. In un momento, quando la fame, no, si e respirava, come... e cosa, si sono messi sulle navi e sono andati a cercare fortuna in altre parti, chiedendo rifugio da quella parte. Questo è il rifugiato. Einstein una persona... era un rifugiato. Einstein era un rifugiato, ci dice. Pitagora è un rifugiato. Ok, ci sono stati tanti rifugiati. Esatto. La verità è che sono quelli che facevano comodo e quelli no. Sì. Scusate. Quello che fa paura, e lo dicemmo in un convegno dove tu hai moderato, è che il fenomeno dell'emigrazione c'è sempre stato e non si è mai fermato. Il problema adesso è, da una parte, la visibilità e la velocità con cui avviene, è l'incapacità dei nostri amministratori nazionali di riuscire a mettere in piedi una gestione che preveda un'accoglienza che sia decente e che sia veloce, per dare risposte immediate a queste persone. E dobbiamo anche aggiungere, non è la prima volta che noi parliamo di migranti. Non sono mai sulla linea di Minniti, ce lo diciamo qua, perché Minniti rappresenta un modello che sta distruggendo l'accoglienza e che esaspererà... Che sta creando delle situazioni particolari. Brava. Di difficoltà. Sono Brava. Perfettamente d'accordo. Brava. Io dicevo, non è la prima volta che parliamo di migranti, no? Ne abbiamo parlato col sindacato, ne abbiamo parlato in tante trasmissioni, e io con vero piacere faccio sempre riferimento a Pasolini, perché in realtà quella profezia di Pasolini ci mette di fronte a quello che sta succedendo oggi. Lui già vedeva questi sbarchi continui e costanti di persone che lasciavano l'altra parte del Mar Mediterraneo e arrivavano qui, ma da qui si spostavano poi per altri paesi, come succede, perché in realtà vanno verso il nord Europa, lo sappiamo tutti quanti. Qui c'è poco spazio per loro dal punto di vista economico e lavorativo. Allora, giuridicamente, chi è il rifugiato? Il rifugiato è un soggetto giuridicamente che, in base alla Convenzione di Ginevra del 51 e all'articolo 10, terzo comma della Costituzione, non può godere delle garanzie civili e di quei diritti che sono universalmente riconosciuti dalla comunità internazionale nel suo paese. E siccome quei diritti e quelle garanzie sono imprescindibili, non dipendono e non possono dipendere dal paese di appartenenza e devono essere garantiti a tutti gli esseri umani, se non ne può godere lì, ha diritto ad essere accolto in uno stato estero.
compresa l'Italia, certo. A ogni stato, in ogni stato estero che riconosca il valore superiore di quei diritti e di quelle garanzie civili. Ora, il problema qual è? Il problema è che il migrante, anche il migrante economico, quindi non necessariamente il, quello che scappa dalla guerra, piuttosto che quello che scappa da persecuzioni, che siano politiche, sociali o individuali, può essere rifugiato o ha diritto ad essere rifugiato. Diceva giustamente Bruno Palermo, in questi giorni se si aprono i social ce ne vogliono due di fegati, certo, di riserva, perché in realtà si sta scatenando una guerra di ideologie, anche in relazione allo Ius Soli, ma anche eterna, in questi giorni riaccesa, sulla questione dei rifugiati. Il migrante economico non ha meno diritto del perseguitato politico per ragioni sessuali nel suo paese ad avere il diritto d'asilo, semplicemente perché il diritto ad esprimere le proprie necessità alimentari, di aspettativa di lavoro, di aspettativa di vita, non è meno importante rispetto alle persecuzioni. Quindi dovremmo cercare di evitare le distinzioni e soprattutto ricordarci quando noi migravamo per i medesimi motivi, che non erano sicuramente guerre civili o persecuzioni. Cioè, non era la stessa situazione, insomma, no? Nemmeno lo stesso stato di povertà, dobbiamo dire. Eppure migravamo lo stesso. Migravamo lo stesso. Infatti non è una novità questa. E quando parliamo di migranti, di rifugiati, quando Pino parliamo di persone che fanno richiesta di asilo, dobbiamo anche dire che molte volte, come diceva bene Fabio, non ci sono i servizi, no? Mancano i servizi. E Crotone da questo punto di vista è molto sguarnita come città, perché al di là della possibilità, io dico della mensa dei poveri, che è un'ottima iniziativa, di On the Road che porta il cibo per strada e quindi si prende cura di queste persone, ma anche per quanto riguarda il dormire diventa difficile, non ci sono tutti questi spazi. Io ho una proposta. Dimmi. Che siccome a me non piace parlare e basta, la proposta è molto semplice. L'attuale caserma dei Carabinieri è di proprietà della provincia di Crotone, che ha fatto una transazione con RFI. La caserma dei Carabinieri è finita da anni e c'è un contenzioso che forse è stato risolto tra il Ministero e il proprietario. Ora, se un'istituzione seria cominciasse ad affrettare questi tempi e a consegnare finalmente la caserma vera ai Carabinieri e liberare quel posto, lì si possono fare 200 posti letto. Certo. Un ostello come si deve, ma anche case che sono state sequestrate, diciamo, alla mafia, no? Certo. Quante ce ne sono di queste case che potrebbero essere anche su Capocolonna? Vi faccio questo esempio, no? Deve impegnarsi il comune, perché poi l'agenzia li trasferisce al comune. Non voglio spezzare una lancia in favore di un assessorato che è molto sensibile a questa tematica, ma c'è la parte burocratica che c'è. Infatti io quando parlavo di servizi, volevo sentire un attimo Pino, quando parlavo di servizi mancano proprio i servizi di base, non ci sono nella nostra città. Assolutamente. E tu sai a cosa mi riferisco? Sì. Perché so anche che voi avete fatto una richiesta un po' di tempo fa. Assolutamente no, perché intanto c'è un bisogno primario che non viene soddisfatto a Crotone, no? Che è quello di andare al bagno. Sembra una stupidaggine. Non ci sono i bagni pubblici, no? Allora, questi ragazzi che poi vivono per strada avrebbero bisogno anche di una doccia, no? Per potersi lavare, insomma, per potersi presentare. Molte volte quando vengono da noi tu li vedi, ti rendi conto che non si stanno lavando, perché ovviamente non hanno i servizi. Noi da anni abbiamo fatto una proposta, che è quella del diurno vicino di fronte al tribunale. Quello che è chiuso. Quello che adesso è chiuso. All'epoca parlammo, c'era l'assessore Esposito, sì. Per trovare il finanziamento per farlo aggiustare, c'era anche lì un contenzioso, e lì la burocrazia è sempre la stessa. Poi abbiamo cominciato a fare pressione con questa, anche con questa amministrazione, perché i soldi che ci sono, quindi non è una questione per fare questi servizi ci sono depositati alla Regione Calabria 3 milioni di euro.
quindi che andrebbero spesi qua. Allora, l'idea era quella del piccolo ostello che tu hai già detto prima, che era l'ex stazione della Calabro Lucana, che insieme ai ragazzi di Libera, quei ragazzi del nord che vengono a fare volontariato qua da noi, abbiamo cominciato a ripulirlo, a farlo, avevamo sperato di poter realizzare almeno 15 posti letto, che sembrano pochi 15, però dato che non volevamo fare soltanto posti letto, ma dei posti letto con servizi di accompagnamento legale, di accompagnamento alla questura, non solo da dormire e vai via, ma capire persona per persona qual è la situazione. L'avevamo fatto insieme anche, ovviamente noi in questi anni abbiamo fatto una rete che per fortuna ancora funziona bene, certo, che è Agora, Croton Community, Baobab, Intersoft. Anche loro, anche cioè, Croton dire, Community, tutta questa rete storico, un appartamento, insomma, sì, no? Loro hanno è l'accoglienza diffusa, che è quella che noi predichiamo da tempo, perché secondo noi anche le piccole comunità, e noi abbiamo anche una piccola comunità, andrebbero chiuse, perché la dignità delle persone passa attraverso o la mia casa, o la mia famiglia, o la mia intimità. Certo. Anche la comunità, voglio dire, per noi è stretta, poi non riusciamo a perché poi non è facile fare le cose, però questo è il tentativo. È venuto Corbelli per questa situazione della stazione, perché arrivano qua e pensano di poter risolvere i problemi immediatamente, mettiamo dei container. E noi ci siamo opposti, abbiamo detto no, insieme all'assessore. Ma questi container li voleva mettere per quelli che sono sotto il ponte? Sotto il ponte, sì. Voleva metterle, detto di no. No, gli abbiamo detto di no, ma anche l'assessore, l'assessore Romano ci ha seguito in questa cosa, si è convinta che poi sarebbe stato un qualcosa di stabile, non più di provvisorio. Siamo andati alla Regione Calabria, ci è andato anche l'ingegnere Bauknet di On The Road, per vedere a livello burocratico come fare. Stavamo pensando a quella struttura, ma anche ai beni confiscati alla 'Ndrangheta. Finalmente il Comune di Crotone ha fatto richiesta alla Commissione, all'Agenzia per i beni, sì, per i beni confiscati. Quindi nel mese di dicembre ne abbiamo parlato con l'assessore. Quindi ha già preso, diciamo, Romano, in carico questi, sono dei palazzi a Tufolo, delle ville a Poggio Pudano, ci sono degli appartamenti, e anche lì abbiamo fatto un ragionamento, perché come sempre facciamo sempre ragionamento sugli esseri umani. Per noi non è l'immigrato o il tossico, le persone che vivono in uno stato di disagio. Allora l'idea che abbiamo lanciato è: come aiutiamo tutti? Se facciamo un palazzo, cosa si può fare? Diamo appartamenti per i migranti, ma anche per i poveri crotonesi, perché così intanto l'integrazione te la fai anche in questo modo, non è che fai il ghetto per gli immigrati. Ci stiamo muovendo così, ma le cose sono lente, come tutte le cose di questa città. Io sinceramente ho iniziato 35 anni fa, con la speranza e con la sicurezza che qualcosa ce l'avremmo cambiasse. Fatta. Mi trovo a 65 anni che dico, ma non lo... Sì, ancora non siamo riusciti a fare... Nonostante le esperienze che abbiamo, vuol dire, ormai insomma, le nostre strutture cooperative sono da anni che lavorano, insomma, ci conosciamo un po' tutti. Ma sempre il nostro pensiero è: per noi i poveri sono poveri, chiunque. Non esiste il migrato, il nero, il giallo. Con la profezia di Pasolini. Appunto. Sì. Finché ci sarà una parte del mondo più povero, quelle persone saranno portate ad andare verso la parte più ricca. Non ci sono dubbi. Si può dire quello questo. Che vuole, ma il mondo va avanti per i fatti suoi. Per i fatti suoi. Ci fermiamo per la pubblicità, rimanete con noi.
Seconda parte di Era Moderna, stiamo parlando della giornata del rifugiato, la giornata internazionale, mondiale, chiamiamola come vogliamo, del rifugiato, tenendo conto che Crotone continua a rimanere la città dell'accoglienza. Questo non lo possiamo sicuramente dimenticare e non possiamo non far riferimento, come dicevamo prima, a tutte quelle persone che ci sono per strada, Francesca, quelle persone che vivono come clochard, dobbiamo dire, no? E che quindi si ritrovano senza alcuna possibilità di un minimo di vita, di qualità della vita, insomma, freddo o caldo, sono sempre in mezzo alla strada. Ecco, parliamo di lungaggine per quanto riguarda gli iter burocratici, per quanto riguarda la realizzazione dei progetti, anche lì dove ci sono i finanziamenti, perché ieri nella conferenza stampa proprio della giornata mondiale del rifugiato, il dirigente del comune ha sottolineato che ci sono dei finanziamenti che sono stati dati al comune di Crotone proprio per andare incontro alle esigenze dei migranti e di quelle persone che vivono qui. Ecco, la lungaggine è una, diciamo, è una cosa che riguarda solo Crotone, che riguarda solo la nostra realtà, o la lungaggine burocratica è un fatto così diffuso che poi alla fine ci ritroviamo sempre con gli stessi problemi ovunque? Ovunque non è la stessa cosa. L'assenza di risposte da parte delle istituzioni nei confronti di queste persone è purtroppo lunga ovunque. Poi ovviamente cambia la risposta in base a dove ti trovi, perché se è vero che i riconoscimenti dello status di rifugiato piuttosto che l'avvio delle pratiche per il ricongiungimento familiare o qualsiasi altra azione che riguardi la natura e quindi lo status soggettivo di queste persone ha tempi biblici ovunque, e a volte nelle città poi sovraffollate i tempi si allungano perché c'è la prefettura e la questura di Milano che hanno dei tempi, e lo vedo con ragazzi che vengono da lì, hanno dei tempi ulteriormente più lunghi. Ma è anche vero che a fronte di queste necessità la risposta delle istituzioni locali, e quindi torniamo a Crotone, non è soddisfacente. Non è soddisfacente perché? Perché esistono fondi, esistono progetti, esistono organizzazioni, associazioni che tra le altre cose sono riusciti a fare rete tra di loro, e non è cosa semplice, Pino lo sa meglio di me, e che quindi cercano di approntare una risposta collettiva a queste necessità, ma poi si fermano davanti alla burocrazia. E per burocrazia non dobbiamo intendere soltanto l'idea dei grandissimi numeri da CARA o da CAS, ma anche semplicemente la burocrazia che manca nelle risposte a chi ha superato quella fase di prima accoglienza, non è rientrato in un sistema di seconda accoglienza, come magari il sistema di protezione dei rifugiati e richiedenti asilo, quindi dei sistemi SPRAR, perché in realtà non c'è stata una risposta nei confronti di quei soggetti. A fronte di 3.000 posti messi a bando dal Ministero, soltanto 1.800 hanno risposto, e quindi comunque c'è un gap di 1.200 che hanno necessità. A questo gap, se non rispondono le istituzioni locali, attraverso anche il background e le competenze che le associazioni hanno, evidentemente si creano poi quelle mini comunità, come abbiamo purtroppo quei ragazzi alla stazione, che non hanno un punto di riferimento, non hanno un interlocutore, non hanno nessun genere di conferma. E provate a pensare, sono come ignorati totalmente. Provate a pensare come si possa stare in un paese dove molto spesso non si conosce la lingua, non si hanno punti di riferimento, non si ha conoscenza delle normative e si aspetta in maniera inerme un qualcosa che probabilmente poi non arriverà mai. E si è a questo punto anche alla mercé di gente che è su queste cose in qualche modo marcia. Quindi il problema è la mancanza di risposte anche a questi problemi che non sono poi risolti a livello nazionale. Allora, vediamo un attimo l'intervista con Ines De Fino, assistente sociale appunto proprio per dei rifugiati.
Questa giornata voluta fortemente dall'ente capofila Comune di Crotone, organizzata da noi associazioni Pro Civarci di Isola Caporizzuto, Agorà, Croton Community e Baobab. La giornata del rifugiato nel nostro territorio rappresenta inizialmente il nostro lavoro, quello che noi facciamo quotidianamente con i nostri ragazzi dei centri SPRAR. I ragazzi vengono accolti da noi sin dall'arrivo, sin dallo sbarco. Ci sono alcuni che fanno naturalmente accoglienza di prima accoglienza, noi invece nello specifico facciamo seconda accoglienza. Nella fattispecie oggi celebriamo questa giornata che è voluta fortemente con delle iniziative condivise. Sono tre iniziative, il primo si farà il venerdì, che è un convegno a porte aperte, proprio per dare la possibilità alla gente di avvicinarsi a noi, di abbattere i muri dei pregiudizi che tutti i giorni ci vedono chiamati in causa. Lavorare con i rifugiati non è semplice, ma non è nemmeno difficile. Chi è il rifugiato? Il rifugiato è una persona che scappa dalla propria terra perché gli vengono calpestati letteralmente i propri diritti, quindi viene in cerca di soluzioni alternative, viene in cerca di sogni che naturalmente ha nel cassetto e delle ambizioni nobili che vuole naturalmente costruire nella propria vita. Allora, io volevo chiedere, e non lo chiedo a Fabio perché Fabio potrebbe sembrare di parte, lo chiedo a Bruno. Bruno, gli SPRAR sono dei piccoli centri a cui sono affidati i minori o gli adulti, eccetera, eccetera. Tutti questi SPRAR diffusi che ci sono possono essere un servizio qualificato per i migranti o in realtà quello che loro offrono è soltanto dove dormire, insomma, non è altro? Dipende sempre da chi lo propone. No, sì. Perché qualcuno l'ha definito qualcuno l'ha definito un clientelismo politico aprire tutti questi SPRAR. Io ho visto gente fare carte false per cercare di aprire SPRAR con nessuna competenza, tra l'altro, perché avevano fiutato evidentemente qualcosa di diverso. C'è chi invece c'era prima degli SPRAR e lo SPRAR è stato solo una conseguenza dell'adeguamento al fluire del tempo e delle norme, per cui per esempio Croton Community, Agora Croton, parlo della realtà di Crotone ma anche di altre realtà regionali, c'erano prima, gli SPRAR sono arrivati dopo, ma loro facevano accoglienza appunto, già prima, per cui background, know-how, tutte le conoscenze a qualsiasi livello giuridico, a qualsiasi livello umano prima di tutto, per cui è chiaro che la conseguenza naturale del mio lavoro inteso non remunerato, proprio del mio lavoro concettuale, sì, è quello di arrivare pure allo SPRAR. Se io ho fatto delle cose prima e lo SPRAR è arrivato dopo, invece ho visto proprio realtà in cui c'era gente che faceva cazzotti per aprire lo SPRAR. Anche, voglio dire, in posti assolutamente sperduti, che forse Dio non sa neanche che esistono, in Calabria si è cercato di aprire degli SPRAR, ma erano SPRAR e sono SPRAR fondamentalmente tirati su da persone che hanno fiutato di poterci fare dei soldi e basta. Non hanno, magari sulla carta hanno anche servizi. Dipende sempre da chi lo fa, con quale spirito lo fa. Dalla coscienza, insomma, della persona che decide di fare un'attività di questo genere. Se io so fare cioccolatini, non posso dire che domani so disegnare le sedie. Appunto. E questo è quello che un po' si è creato, no? È successo un po' quello che è successo due decenni fa con le dipendenze. Due decenni fa, quando c'è stata l'esplosione delle tossicodipendenze come tematica, le comunità, una volta che hanno avuto i finanziamenti, sono nate come funghi. C'era gente che un giorno si alzava e creava la sua comunità. Mentre chi, no, aveva fatto il suo percorso accogliendoli quando non c'era una normativa e tutto, si è dovuto dannare per essere riconosciuto. I migranti sono i tossicodipendenti dell'epoca. C'è chi ci specula sopra. Purtroppo non sono i controlli. I controlli sono... Certo, Francesca, io una domanda che ti faccio, ma l'Unione Europea viene incontro alle esigenze dei migranti e soprattutto viene incontro ai centri di accoglienza, a chi in qualche modo, a parte lo sbarco, le persone che arrivano, insomma c'è un'attenzione verso queste persone, su quello che queste persone hanno diritto, su quello a cui hanno diritto? La risposta dell'Europa... La crisi dei flussi migratori è stata il regolamento di Dublino, quindi in realtà ti dovrei rispondere anche in maniera molto arrabbiata, no,
perché si è parlato di Europa a due velocità per quanto riguarda la condizione economica dei vari paesi. C'è un'Europa a due velocità anche per il, a due velocità, c'è un'Europa ferma e un'Europa che si affanna, certo. E quindi non sono neanche due velocità. Per quanto riguarda la gestione dei migranti, in realtà non si guarda l'insieme della comunità internazionale europea che in un consesso internazionale ha cercato di fondare un percorso comune. Questo non esiste con i migranti, soprattutto non esiste per tantissime altre cose, con i migranti ancor peggio, perché c'è un Nord Europa ricco e che potrebbe essere accogliente, che in realtà chiude le frontiere e si blinda dietro le proprie ricchezze e le proprie necessità, e c'è un Sud d'Europa costretto in qualche modo a far fronte a tutte le altre carenze. Per quanto riguarda l'Italia, poi c'è l'ulteriore problema: l'Europa ha deciso che è meno impegnativo e costoso sbarcare soldi senza un controllo, senza nulla, all'Italia, piuttosto che contribuire alla gestione dei migranti. E quindi noi ci ritroviamo fiumi di denaro pubblico che provengono anche dall'Europa per la gestione dei migranti, che molto spesso non finiscono a dare il sostegno necessario a queste persone, e ci ritroviamo un'Europa che ci risponde: io vi sto dando i fondi e quindi ho fatto il mio dovere. Questo è sbagliato, anche perché il 90% dei migranti che arrivano da noi non vogliono rimanere da noi, no. Hanno parenti, amici nel Nord Europa e in altre parti dell'Europa e cercano di arrivare lì. In realtà il sistema imposto dal regolamento di Dublino li trattiene qui. E tutte le normative, compreso anche l'ultima, la legge Minniti, in qualche modo blinda questi soggetti al paese dove arrivano. Ed è ovvio che il paese dove arrivano sarà un paese del sud d'Europa che affaccia sul Mediterraneo, non potrà certo essere la Svezia. Certo, su questo non ci sono dubbi. Sì, sì, infatti. Su questa questione dei Minniti, dei migranti, tra l'altro, è vero che arrivano qua in Italia e l'Europa crea i muri, ma l'Italia sposta i confini. Praticamente Minniti sta facendo degli accordi assurdi, sì, con 19 tribù libiche, e dai racconti che arrivano da noi ci dicono che cosa sta succedendo, violenze. Basta guardare quello successo pochi giorni fa con l'affondamento della... La capitaneria di Porto Libica ha sparato su un... E questo è uno, ma c'è un fatto ancora più grave, due giorni fa. Una barca con 137 migranti è stata fatta partire da una banda di libici un po' più a largo, sono arrivati gli stessi che l'hanno fatta partire, hanno tirato via il motore dall'imbarcazione, sì, l'imbarcazione è andata a picco, quando sono arrivati i soccorsi, di 137 ce n'erano 4 vivi. Ma oltre a questo c'è un confine, sì, virtuale che dal Sudan taglia e non fa arrivare, cioè restano le persone blindate dove ci sono i dittatori che li ammazzano. Questo sta succedendo, voglio dire, perché questa è una cosa importantissima. Ci siamo dopo la questione nazista, no? Tutti siamo i campi di concentramento, ci sono e li stiamo vedendo, ecco perché molte volte diciamo è responsabilità di tutti. Oggi noi, mentre prima c'era la scusante, non c'erano i social, non si sapeva, l'abbiamo saputo dopo, no? Certo. Oggi noi sappiamo benissimo quello che sta succedendo in Africa, non in Italia, e li finanziamo noi. Quando sparano i libici, le armi le abbiamo comprate noi, le abbiamo date, mica le avevano loro. Allora, c'è un perbenismo di facciata. No, ma oltre a questo, stanno con il decreto Minniti stanno facendo una violenza totale al sociale. Un operatore sociale diventa un pubblico ufficiale. Ma come? Io devo accogliere le persone o devo fare pubblico ufficiale? Con tutte le responsabilità, certo, giuridiche che ci sono a fare il pubblico ufficiale. E con la scusa anche dei controlli ci stanno facendo una cosa, cioè in realtà fra poco noi diventiamo degli enti governativi, non siamo più quelli che eravamo prima, che accoglievano le persone, che parlavano con le... di mutualismo che c'era. C'è questo rischio, anche perché Renzi con la riforma del welfare non si sta spostando da cooperative sociali, quindi cooperative che fanno quelli, a imprese sociali.
Questo è un dove c'è un profit. Rischio. E questo il gravissimo rischio è che chi veramente opera a livello mutualistico, nel volontariato e fa solo quello, si troverà surclassato da multinazionali che a quel punto distolgono capitali e un ramo d'azienda nell'impresa sociale e ovviamente avranno una capacità di partecipazione a bandi che riguardano il terzo settore che non potrà essere quella della cooperativa sociale o dell'associazione di volontariato. Questo significa trasformare il Renzi lo disse all'epoca, trasformerò il terzo settore nel primo settore, ma non ci si aspettava, cioè non in questi termini. È esagerato. E la cosa terribile, mi collego a Pino perché questa è una cosa importantissima, parliamo del decreto Minniti e di quanto ricorsi per saltum direttamente in Cassazione, eliminazione di gradi di giudizio, piuttosto che creazione di tribunali speciali che sono incostituzionali. Però questo governo con l'incostituzionalità ormai va d'accordo, sono loro incostituzionali, ecco, sono stati eletti con la legge incostituzionale, ha un pathos particolare con l'incostituzionalità, ma in realtà il problema più grosso è che noi siamo un governo che fa capo a una comunità internazionale che riconosce i diritti umani prima di tutto, ma facciamo accordi bilaterali con uno Stato come la Libia che spara ai barconi dei migranti, spara su donne e bambini. Quando la Capitaneria di Porto per sbaglio sparò contro l'imbarcazione italiana si giustificò dicendo scusate, vi avevamo scambiato per un barcone di migranti. Noi con questa gente ci facciamo gli accordi bilaterali. E bisogna capire con chi in Libia, tra l'altro, perché in questo momento in Libia non c'è una situazione politica fluida. Diciamo. Con 19 tribù. Con chi stai parlando in Libia? Magari stai parlando con qualcuno che gestisce anche i pozzi di petrolio. Non è solo la Libia comunque, perché tutta la fascia, tutta la fascia. La cosa. E questo ha fatto sì, perché poi noi vediamo quello che succede sul mare, dall'altra parte ha fatto sì che sia rinato in maniera chiara il mercato degli schiavi. Appunto. Il mercato degli schiavi è rinato completamente. Ed è questo quello su cui bisogna soffermarsi, perché chiaramente... Chiaramente non parlo delle condizioni delle donne e dei minori, perché sono devastanti. Cioè, se uno poi si fa una puntata su questo, si esce con il cuore a pezzi, perché no? Perché è una situazione veramente molto molto grave. E devo dire che su questo fatto della nuova fase degli schiavi è un fatto che è molto crescente questo fenomeno. Sì. E non soltanto diciamo in Italia, è un fenomeno che si sta sviluppando un po' dappertutto e che chiaramente ci pone di fronte proprio a quelle situazioni, perché questa è gente che tra l'altro per poter fare questo viaggio della speranza si indebita in maniera sproporzionata, proprio perché spera di poter ricominciare e poi magari ecco, ci sono storie come quelle che ha partorito sulla barca e poi lei è morta e è arrivato il papà con il bambino, insomma giusto per fare... Ci sono anche storie peggiori. Anche lo so. Ci sono storie peggiori e queste storie dovrebbero far riflettere quelli che continuano a dire prima gli italiani, i migranti in qualche modo sono tutti assistiti e gli italiani no, perché per quanto la situazione degli italiani possa essere disperata, c'è una situazione... E poi questi ragionamenti alimentano una guerra tra poveri, perché in realtà non stiamo parlando di persone che sono assistite, ne stanno negli hotel a 5 stelle, stiamo parlando di donne e bambini, c'è una donna qui in Calabria. Vogliamo parlare anche dei minori che spariscono, scusatemi. C'è una donna qui in Calabria che è partita con 3 figli perché il marito è morto e durante la traversata tra la Libia insomma e poi il mare è stata violentata. E qui in Italia ha partorito poi la sua bambina. Immaginiamoci. Stiamo parlando di questa gente. Vedo Bruno molto pensieroso, come mai? Cosa stai pensando? Sto pensando a dove stiamo andando. Cioè, è una cosa assolutamente drammatica. Io se ripenso al Duomo di Venezia, nel Duomo di Venezia, dietro l'altare principale c'è una pala antichissima sulla quale c'è scritta la grandezza di Venezia è stata fatta dalle diverse genti che l'hanno abitata, ma diverse nel senso di persone che sono arrivate da tutto il mondo e abitavano a Venezia e lavoravano a Venezia e gestivano Venezia, insomma se penso a questo penso a che salto all'indietro stiamo facendo, terribile, pauroso, perché in un mondo che invece dovrebbe avere un livello, un tenore di vita nel quale
tutti potrebbero stare bene, invece stiamo assistendo a delle catastrofi terribili. Quello che diceva Fabio è documentato. Io non, tra l'altro, basta vedere chi governa il mondo in questo momento e ti viene veramente la disperazione. C'è Trump da una parte, Putin dall'altra, la May di là. Veramente una disperazione totale. Una disperazione totale di quanto sia diventato reazionario il mondo e di quanto non riesca a vedere il dramma, ma il dramma è inteso nel senso proprio stretto del termine. Non c'è bisogno di fare giri di parole. Se parliamo di bambini ammazzati, poi ci commuoviamo quando guardiamo, vediamo l'immagine del bambino annegato sulla, ma ci commuoviamo quei che hanno trovato sulla sabbia, ci commuoviamo quei 10 secondi giusto nel quale guardiamo le immagini, poi non ci poniamo nessuna domanda e poi andiamo giù di nuovo con quelli che chiedono i soldi al parcheggio e non ci rendiamo conto di quanto questo tempo ci stia fagocitando, sia fisicamente ma prima di tutto mentalmente. Cioè siamo governati da dinamiche assolutamente allucinanti. Siamo governati da dinamiche allucinanti nel quale veramente sembra essere di essere tornati ai tempi delle tribù in cui il più forte vince, vita mea, mors. Stua. Cioè siamo tornati veramente a livelli, puntiamo il dito e ce l'abbiamo con quello e non riusciamo a vedere la dimensione umana di una molte società cose. Molto diffidente, cioè, se io dico, no, che il ragazzo arrestato che faceva propaganda all'ISIS, se io dico quello che è stato detto in conferenza stampa che c'è negli atti, qualcuno mi crede? Qualcuno crede al fatto che questo qui era capace di sgozzare anche i suoi genitori? Sì, perché li riteneva, se fossero stati degli infedeli avrebbe sgozzato. Questo è un pazzo esaltato, cioè, voglio dire, ha litigato con l'imam di Crotone perché dice che non era musulmano. Non è una questione generalizzata, non si può mai generalizzare. Ma infatti lo hanno descritto come un soggetto molto particolare e pericoloso, quindi era la persona pericolosa. Ovviamente stiamo parlando di accuse che poi devono essere confermate. Certo. Per cui, però voglio dire, abbiamo perso la dimensione e il senso dell'essere umano e della vita. Quello che succede non è lontanissimo, quello che succede in Libia, quello che succede ai confini a sud della Libia, non è lontanissimo. Io ricordo che in periodi di guerra, in zone di guerra, ci sono i caschi blu che agiscono, che sono quelli dell'ONU, che vanno, si fanno i corridoi umanitari. Allora, se questa la consideriamo una cosa, questa cosa la dissi anni fa alla Villa Comunale davanti a un prefetto della Repubblica Italiana, dissi, ma almeno 5-6 anni fa, la consideriamo una guerra? Ok, mandiamo i caschi blu, facciamo i corridoi umanitari, li portiamo da questa parte quelli che vogliono venire, che stanno ammazzando e stanno morendo. Guardate che non fa più soldi nessuno così. Infatti. Così non fa più soldi nessuno. No. Dov'è la volontà politica per fare una cosa del genere? Dov'è la volontà politica per fare una cosa del genere? Di che cosa stiamo parlando? Cioè non c'è nessuna, diciamo che non c'è nemmeno autorevolezza nella gestione di questi fenomeni, perché sennò l'Italia potrebbe in qualche modo dare un contributo, no? E richiedere giustizia. È quello che dice Fabio. La gente che si improvvisa amministratore, parlo a livello nazionale ma anche a livello locale possiamo parlare, perché non puoi ergerti a ministro o assessore senza avere una tua cultura politica e vai là, dici, passi i primi 3 anni a capire che cosa devi fare, però vieni governato dalle lobby che ti portano su un certo versante. Che diti ci hanno messo? Che diti ci hanno messo, giustamente. Io non so se è vero, ma ho letto che Di Maio avrebbe dichiarato che loro applicano il movimento. Applicano i principi di Berlinguer, di Almirante e dell'ADC. Aiuto perché mi sono perso. Dove stanno andando a ma parare. Ma che cosa state facendo, voglio sapere fondamentalmente. Dove state andando a parare. Cioè, uno fa pugni con l'altro, non riesco veramente a capire. Io sono di approccio anarchico, no? E quindi non riconosco molto le leadership, queste cose qua. Ma l'assenza di un leader, no, che segni una linea, questo è fondamentale. Cioè, ne stiamo pagando le conseguenze. Certo. Sì, solo sotto perché non è possibile che si va così alla ma anche il fatto di aver avuto di avere 4 governi non eletti già ti fa capire che in realtà è un paese che ha messo a rischio anche la sua democrazia. Guardate che in questa epoca in cui tutto è un po' va al triplo della velocità, sembra che il più rivoluzionario di tutti sia il Papa. Cioè, quello che detta veramente
la linea del cristianesimo, non tanto del cattolicesimo, del cristianesimo. Cioè di quello che c'è scritto nel Vangelo. Certo. Ora, che chi, poi sarebbe applicabile chi vuole a qualsiasi credere, società civile. Chi vuole, esatto, chi vuole credere, certo, crede, chi non vuole credere, non crede. Però voglio dire, cioè, siamo arrivati alla condizione in cui la persona più rivoluzionaria in questo momento, cioè il Papa per il mondo, è onestamente, fatemelo dire, il più rivoluzionario di tutti in Italia è Don Luigi Ciotti. Ed è vero. Che parla di giustizia sociale, che parla di povertà, che parla di soprusi, che parla di mafie. Che ha il coraggio di dire le cose come stanno. Siamo arrivati a questi, e questo avviene quando non c'è la politica che faccia politica. Bene, io vi ringrazio, abbiamo in qualche modo voluto dedicare questa trasmissione alla giornata del rifugiato proprio perché, ve lo dico con molta sincerità, con i fatti di cronaca che sono venuti fuori, mi sono sentita un po' scossa, nel senso di ma si può parlare solo di cose negative, si può parlare anche di qualcosa di positivo, si può cercare di riportare i cittadini a riflettere su quella che è la dignità della persona, perché poi è questo il senso di chi si interessa, di dimmi. Posso aggiungere solo una cosa che diceva Fabio all'inizio e che io condivido in pieno. Spesso siamo portati a pensare alle cose negative, però io vorrei veramente ringraziare le migliaia di persone, di crotonesi, che invece fanno tutto il contrario, nel silenzio, non si mostrano, non parlano, però se fanno 3 miliardi di cose per aiutare chi ha bisogno, tutti, e non compaiono da nessuna parte, e vi assicuro che sono tantissimi. Da questo punto di vista, Crotone credo che da un, per un certo perimetro può essere veramente un'isola felice, può essere considerata, perché è vero che c'è tanta disparità, però vi assicuro che c'è tantissima gente a Crotone che si alza le mani senza dire niente, sì. Senza apparire, senza mostrare, perché, e da questo punto di vista devo dire grazie a tutti questi nostri concittadini. Hai fatto bene a dirlo, Bruno, perché realmente poi diciamo nel Vangelo chi lo conosce sa, non sa più la destra quello che fa la sinistra, nel senso che aiutare gli altri non deve essere un mettersi in mostra, ma deve essere un servizio silenzioso di vicinanza a chi è nella sofferenza. La solidarietà è questa, non è dire io sono, lasciamolo dire a chi magari pensa di poter utilizzare queste forme per mettere un po' di autorevolezza nella propria vita, ma in realtà non è questo. Quindi io mi auguro che ci sia sempre quell'attenzione e quel sorriso su tanti crotonesi, come diceva Bruno, che sono disposti ad andare incontro all'altro e a tendere la mano, perché poi in effetti la dignità della persona è l'unica pelle, seconda pelle che noi abbiamo e che dobbiamo difendere, sia la nostra che quella degli altri. Quindi grazie a Bruno Palermo, grazie a Fabio Riganello, grazie a Francesca Pesce, grazie a Pino De Lucia. Diciamo che speriamo di aver in qualche modo toccato l'argomento da vari punti di vista, senza buonismo, senza perbenismo, senza voglia di voler puntare il dito contro qualcuno, ma con la voglia di dire cerchiamo di essere una società accogliente, così come viene descritta la nostra terra. Grazie per essere stati con noi.